Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily. Oggi facciamo un discorso diverso dal solito. Abbiamo sempre parlato di indici. Nella giornata di ieri avevamo indicato di come potesse essere fragile il FTSE MIB. Infatti, abbiamo visto quanto poi ci sia stato un ritracciamento. Oggi parleremo invece di rialzi, di aziende che sono forti, che vanno bene e che potrebbero performare alla grande. Prima di andare sul grafico, vi voglio mostrare però quello che è il calendario di una delle aziende più famose al mondo. Ebbene, domani, il 29 ottobre, verranno rilasciati, insomma, la trimestrale di Amazon. Amazon la conosciamo tutti, è il più grande negozio, tra virgolette, al mondo e, come tutti sapete, è quotata in borsa. Perché ne parlo? Ne parlo perché BNP Paribas ha recentemente lanciato una serie di unlimited turbo su azioni americane e comprendono tutti i big del tech da Apple, Amazon, Google, Facebook e quant'altro. Perché parliamo di Amazon? Parliamo di Amazon per due ragioni. La prima è perché i dati verranno rilasciati domani e quindi vogliamo acquistare prima, diciamo, che vengano rilasciati i dati, e perché ci aspettiamo che questi dati di bilancio saranno eccezionali. Siamo stati chiusi in casa, saremo chiusi in casa e in generale le aspettative su quello che è il business di Amazon con riferimento al cloud, con riferimento alla vendita di prodotti, con riferimento alla vendita di servizi, non ci fanno altro che pensare a che questa azienda possa performare alla grande nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi Amazon è, per quanto ci riguarda, uno dei migliori titoli presenti sul Nasdaq e non soltanto sul Nasdaq. La nostra strategia di oggi è quella di entrare sostanzialmente a mercato in area 3255, lo stop loss lo mettiamo a 3090 punti, il target price lo mettiamo a 3590, sopra i massimi di periodo. In realtà io non avrei un target price perché, come sapete, seguo Amazon e sono un fan non solo di Amazon, ma diciamo di tutti i giganti del tech da diverso tempo, quindi questo è solo un target indicativo. Ovviamente, se Amazon dovesse continuare a salire, potrebbe avere senso appunto andare a mantenere la posizione in portafoglio. Per quanto riguarda i certificati, andando sul sito investimenti.bnpparibas.it, bisogna selezionare la sezione certificati a leva, Turbo Certificate, e qui, andando a selezionare gli Unlimited Long e in particolare Amazon, troverete quelli che sono i prodotti disponibili. Io ho preso quello con leva maggiore, quindi con una distanza dal knockout al 17,03%, la leva è di quasi 6 volte, andremo a investire 1000 euro in certificati. Interessante una serie di ragioni: questi certificati non scadono, infatti sono unlimited. Tra le altre cose, secondo me molto molto interessanti, è la possibilità di poter frazionare molto gli ingressi. Come potete notare, un'azione Amazon oggi vale 3.000 e rotti dollari, un certificato vale 5,89 in questo momento in lettera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo acquistare delle azioni Amazon o comunque, diciamo, un prodotto che replica l'andamento delle azioni Amazon con diciamo degli importi che sono molto molto più contenuti. Quindi ho inserito 175 pezzi a 5,85 euro, andiamo a cliccare su Buy e il nostro ordine, come vedete, appunto va all'interno del book di negoziazione. Penso che saremo eseguiti veramente nel giro di qualche minuto. Guardate come sono vicini il denaro lettera in questo momento. Quindi andiamo a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto oggi. Si tratta di un trade al rialzo su Amazon in vista di quelli che saranno i dati trimestrali, che io penso, immagino, stimo siano decisamente buoni, anche perché il periodo che stiamo vivendo non può che favorire un'azienda virtuosa come appunto quella di Jeff Bezos. Entreremo long a 3255 o a mercato, lo stop loss lo metteremo a 3090 punti, il target a 3590 punti. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento domani.